Bene, ciao, ciao ragazzi, come va? Ragazzi, ragazzi, uomini, donne, grandi, bambini, insomma, gli utenti iscritti al mio canale hanno una media di 55-56 anni, quindi diciamo ragazzi dentro, ma anche perché no, ragazzi fuori. Allora, questi ultimi mesi ho avuto un po' da fare, più che altro ero rimasto senza posto dove lavorare, visto che lo studio in coworking che ho avuto fino a settembre ho dovuto lasciarlo, perché comunque uno dei membri del coworking doveva andare via e quindi finalmente ho trovato un bellissimo locale qui nel centro storico di Inuci, dove finalmente posso riprendere a fare video, fare live, insomma, fare anche videocorsi, corsi, quello che reputo opportuno per tutti quanti voi. Questo è giusto una parte, poi magari non è un video per farvi la panoramica del nuovo studio, però sono molto contento, anche perché è stato difficile. Ragazzi, dalle mie parti l'affitto di uno studio coincide praticamente all'affitto di una casa, un bilocale, grosso modo, quindi non è molto molto facile. Allora, vi parlo un po' dei miei investimenti di fine gennaio. Ero qui, stavo dando un po' una botta di scopa. Domani vado a fare le grandi pulizie, però ho detto magari fatemi inaugurare il nuovo posto dove lavoro con un video dove vi parlo degli ultimi investimenti che ho fatto a fine gennaio. Questo non vuole essere un video. Non so se si sa, c'è il deumidificatore che va, però spero che non si senta, che non disturbi. Diciamo, questo fine gennaio, questo non vuole essere un video di guardate quanto io sono figo e voi invece no, non state investendo, no, assolutamente no. Ho piacere a condividere con chi ha voglia di ascoltare quello che faccio, quello che dico e quindi eccomi qui. Allora, è stato un fine gennaio, secondo me, molto interessante per quanto riguarda la gestione di talune posizioni bancari, alcuni sono cresciuti, altri hanno effettuato delle flessioni. Il segmento delle utility si muove in maniera un po' segmentata, o meglio, il segmento delle utility si muove in maniera un po' sconnessa, nel senso che alcune utility tipo A2A, tipo Enel, che tra l'altro ha staccato il dividendo, stanno un po' rallentando, mentre abbiamo dei segnali molto importanti su ERA, abbiamo dei segnali molto interessanti anche su Ascopiave sul trimestrale, quindi occhio allo stock picking che fate. Proprio ieri parlavo all'interno del circolo di un potenziale switch in vendita di A2A e al posto di A2A potrebbe entrare Edison Risparmio, che comunque per quanto sia piccola potrebbe, ha comunque una bella tendenza. Oppure c'è anche Acea che sta invertendo dal trimestrale, quindi una serie di situazioni in ballo, ma una grande sorpresa, diciamo, più che sorpresa, una grande, delle grandi indicazioni vengono anche dai settori, dai titoli, dei segmenti small cap, anche qualche mid cap un po' meno blasonata, tipo Tecnoprobe, titolo sul quale sono entrato in corsa, sui massimi, al momento in profitto, però ecco, era da un anno e mezzo che il titolo non si muoveva più di tanto. Settimana scorsa, comunque negli ultimi giorni, è dato una sventagliata verso l'alto, quindi ho effettuato un ingresso in corsa con un capitale modesto, il 2% del mio capitale totale. Mondadori Editore si sta muovendo in maniera interessante. Ecco, io vi faccio un po' una carrellata di quelli che sono i titoli. Ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda poi la gestione delle posizioni, le motivazioni, non è questo il video, cioè faccio dei contenuti privati a pagamento, blue chip, superstar, mid cap che passione, mid cap che passione, c'è cioè il circolo, lì insomma è tutta un'altra storia, però siccome siete in tanti che vi state avvicinando a questo mondo dell'azionario, ho piacere a condividere con voi questa mia visione, nel senso che ragazzi è un mercato che comunque ha ancora qualcosa da dare, da dire. Io sono contro la politica del terrore, purtroppo
ci sono tanti canali qui. Io non sono uno youtuber, porcaccia la miseria. Anzi, non vi azzardate né a mettere mi piace né a lasciare. Non fate, non voglio che l'algoritmo mi spinga. Io sto bene così con i miei 200-300 clienti, 400, quelli che sono. Non voglio milioni di. Sto bene così, ok? Quindi non sono uno youtuber. No? Non voglio crescere. Voglio semplicemente avere qui sul canale persone che vogliono investire i propri soldi. In azione vogliono imparare come farlo e hanno capito che. E imparare a leggere i prezzi è più che sufficiente per ottenere questo risultato. Quindi statevi fermi. Al massimo, quello che potete fare, e vi consiglio di farlo, è iscrivervi al canale, perché comunque già vi anticipo che fra qualche settimana c'era un webinar molto importante. Quindi voi intanto iscrivetevi, così magari quando faccio dei video vi arriva la notifica. Ecco, questo potete farlo, sì, però non mettete mi piace, non me ne faccio niente di mi piace, lasciate dei commenti se avete qualche domanda da fare, scrivete a office, magari @fabiobrigida.com, che è anche meglio, è una cosa più intimistica, oppure se finalmente vi siete decisi di venire a una consulenza, di entrare nel circolo, di capire come investire al mio fianco, ragazzi, chiamate il 351-7755-005, risponderà Federica, risponderà il mio team, risponderà qualcuno e vi fate una chiacchierata per capire quello che è meglio per voi. Mi sono dimenticato di dirvi che questo studio, diciamo, questa bella casetta nel centro storico, vi faccio una piccola panoramica, giusto un passant, era la bottega di un mio bravissimo amico artista, Lucio Notarnicola. Magari cercate, insomma, un bravo artista, dipinge, fa cose. E quindi, ecco, se, quando inizierete a vedere dei video, noterete tanti quadri, perché non perché io sia un amante di quadri, ma perché ho preso esattamente questa bottega così com'era e ho voluto lasciarla, perché si respira proprio un'aria di cose belle, di colori, e dove ci sono colori ci sono sempre cose, c'è sempre qualcosa in più, chiaro? Quindi stavo dicendo, vi ho fatto una chiacchierata con il team, con Federica, e capito un po' quello che è il percorso migliore per voi. Quindi stavo dicendo, una serie di titoli importanti, interessanti, sono entrati in portafoglio. Ovvio, non siamo ancora sui livelli di investire al 5% del mio capitale, cioè non ci sono titoli ancora wow, però vi dirò, diciamo, su questi titoli wow sono già entrato in passato. Diciamo, il titolo sul quale ho più capitale investito è sicuramente Ferrari, 5%, però ragazzi, le varie Cucinelli, c'è il 4%, anche su A2A c'è il 4% del capitale, quindi la scelta di quanto capitale investire, come dire, in maniera semplicistica, si basa sulla rischiosità dell'investimento in base a dei fattori che possono essere la direzionalità, che possono essere il momento in cui il titolo viene inserito in portafoglio. Un conto è che comprate un titolo che già ha una struttura robusta, un conto è che magari comprate un titolo che sta invertendo dal basso. Penso che siano cose abbastanza ovvie. Cioè, se prendete un titolo dal basso dovete essere meno esposti rispetto a quando lo comprate sulla forza, già su livelli più alti. Però ecco, questo magari è una cosa che ha senso ripetere, chiaro? Cioè, non è che se comprate i minimi dovete caricare di più rispetto a quando comprate in corsa, ammesso e non concesso che voi entriate o meno in corsa, però so che vi state convertendo, se non tutti, la maggior parte, al fatto che bisogna mettere i soldi dove c'è forza e non dove c'è debolezza. Anyway, c'è un titolo che ho comprato stamattina. Però ragazzi, non posso svelarvi tutto, tutto, tutto. Insomma, le azioni delle quali vi ho parlato in questo video sono sicuramente interessanti. Che dirvi? Imparate a leggere i quadri grafici e chi nasce, perché ragazzi, lì c'è tutta, ma dico proprio tutta, la verità. Ovviamente, se siete entrati in posizione su alcuni dei titoli che vi ho citato in questo video, magari ditemelo nei commenti, se avete delle domande potete farle benissimo, appena avrò un po' di tempo cercherò di rispondervi, eviterò di mettere dei cuori, però se la domanda è sensata preferirò darvi una risposta concreta. Quindi, fine gennaio, fine del primo mese del 2024,
sostanzialmente non mi posso lamentare, il portafoglio è cresciuto, è di performance e di numero di titoli. Vi dirò tutto nei dettagli nel webinar che farò la prima settimana di febbraio, ancora non sono uscito in maniera ufficiale con le promozioni, però ecco, farò questo webinar, il portafoglio azionario per l'inverno, anche se siamo a metà. Non siamo proprio a metà inverno, però ragazzi, capite com'è? È inutile che facevo questo webinar a gennaio quando eravate tutti a pensare a sciare, ai panettoni o a riposarvi e quant'altro. Meglio farlo adesso, dove pian piano vedo che i miei clienti stanno ritornando, l'attenzione per il mercato ritorna ad essere quella prefestiva. E poi, che vi devo dire? Se siete spaventati da questa borsa, da questi mercati, ragazzi, non ci capite granché. Mi dispiace, ma è così, e soprattutto se avete fatto, ecco, questa è una cosa che spero non sia, non vi appartenga, però probabilmente nel vedere che c'è stato un incremento dei tassi in questi ultimi mesi, voi abbiate furbescamente pensato di vendere tutte le azioni e investire, che ne so, in BOT, in BTP, quelle cose là che vi danno il 4% lordo all'anno. 4 e me, ragazzi, il 4%, che 4%, i miei migliori studenti, i miei migliori clienti privati, cioè un 4% riescono a farlo anche sui titoli giusti in qualche settimana. Non è sboraggine, è la verità. Se vi facessi, ora non, è un video frontale questo, portate pazienza, non è che posso condividere il mio portafoglio ogni volta, però. Capite bene che tutti questi escamotaggi, ETF, BTP, sì ragazzi, va bene, voi non fate nulla, fa tutto qualcun altro, ma ovviamente i rendimenti sono molto molto limitati, limitanti, e comunque state pagando qualcuno perché magari a voi non va di utilizzare il vostro cervello, quando invece ogni volta che magari faccio gli eventi trovo i miei clienti, i miei studenti che hanno iniziato a formarsi come 8, 7, 8 anni fa, per me è un onore ritrovarli, beh, mi rendo conto che con loro ho fatto un ottimo percorso didattico, gli ho trasferito delle competenze e loro adesso, pur essendo autonomi, pur essendo in grado di investire da soli, comunque hanno piacere a trovarsi con me nel circolo oppure agli eventi mensili che faccio, semplicemente per avere la mia visione, per avere il mio parere e soprattutto per rimanere in contatto. Quindi signori, fine gennaio, va bene così, adesso vedremo cosa accadrà a febbraio, non faccio previsioni, queste sono semplicemente proiezioni grafiche e chi nasce mediante le quali io investo in azioni. Statemi bene, mi raccomando, non mettete mi piace, non fate niente, al massimo iscrivetevi, se vi va fate vedere questi video al vostro amico che sul forum a capire come gestire Fincantieri. Ciao.